Ok, ciao biker di Telestremo. Oggi l'avventura ci porta di nuovo al bike park del Condro. Beh sì, settimana scorsa ho recensito il tossico, uno dei trail, no, il trail più cattivo di questo meraviglioso bike park. E una volta provato il tossico possiamo solo scendere in difficoltà. E oggi mi trovo qui e proveremo il numero 4. Proprio così biker. Oggi faremo il 4. Il numero 4, il The Four, beh insomma, in qualsiasi modo la vogliate chiamare, oggi siamo qua. Dove si prende il 4? Qui siamo al convento, là c'è il bar, là giù in fondo c'è un parcheggio e vi trovate davanti questo cartello, che ci sono un po' di mappe, scritte, cose varie, se vi piace leggere. E questo è l'ingresso del 4. Ma come sarà questo trail? Beh, sicuramente è un trail bellissimo, cattivo, e adesso andiamo a farlo insieme. E voi tenete stretti i vostri manubri, perché l'adrenalina scorrerà fiumi. Bene, biker, ci siamo pronti per la partenza. Start, sentiero 4. E andiamo giù. È un sentiero medio difficile, secondo sempre i miei parametri da biker esperto. Iniziamo subito, è tutto naturalmente single track. È bello perché ci sono diversi passaggi emozionanti, è scassato, punti stretti, drop, insomma c'è proprio da divertirsi in questo sentiero 4. Qua andiamo sempre in discesa naturalmente, e si divide in due tronconi il sentiero 4, il primo più corto, il secondo, qua c'è un drop bellissimo di una metrata, ma è facilissimo. Qui state attenti perché il sentiero stacca un attimo e si riprende qua. Se andate forte, frenate e potete andare dritto, ma poco importa, si prende qua, si prende, vi ho fatto vedere, si riprende qua il sentiero. Bene, qui inizia il tratto un pelo più tecnico e più bello. C'è un punto che vi farò vedere dopo, veramente spettacolare. Andiamo giù, ci sono dei bei passaggi, delle belle discese, dei bei bunetti, un saltello. Anche questo è molto poliedrico, ci sono drop, salti, molti di questi naturali, da prendere a qualsiasi velocità vogliate. Attenzione perché come terreno è molto ciottoloso, quindi se andate troppo forte e andate a frenare, andate dritti o a sbattere contro un albero. Qui un passaggio stretto, qua inizia un punto meraviglioso, è un canale naturale molto bello, con rocce, e come ho detto, dato che è un canale, quando piove tutta la robaccia più possibile immaginabile ve la ritrovate qui. Quindi vi consiglio, se lo fate per la prima volta, di farlo, di vederlo prima, di fare un bel giro e poi farlo a velocità un po' più sostenute se volete. Qua si può lasciare un po' i freni, ma proprio un pelo, io tendo sempre a frenare parecchio, ma già lo sapete, ma perché vi voglio far gustare il tracciato. Qui c'è un bel drop, attenzione, in questo punto è alto un 60 centimetri, non è pericoloso, potete andare giù anche di punta, sedere all'indietro come sempre e non vi succede niente. Se lo volete saltare, beh, impostatelo come un salto. Fra un po' andremo in un altro bellissimo passaggio, è un semi tunnel che potete o passare sotto oppure saltarlo come drop, ve lo faccio vedere. Ecco, se passate qui
attenzione perché potete sbattere la testa. Invece in questa traiettoria qui lo potete saltare, oppure beh, io parto da qui, piano piano lo copio, non è pericoloso. A me piace più saltarlo naturalmente che copiarlo. Più avanti c'è un altro punto un po' insidioso, ma poco, questo qui ve lo faccio vedere un attimo che mi fermo, perché ok, questo qui sembra una sciocchezza, ma è una sciocchezza, però vi può fregare, ve lo dico, la bici è questa buona lì. Questo passaggio qui potete prenderlo o da qui o da qua. Se arrivate forte, andate a frenare, vedete tutta questa ghiaia, vi può far partire la bici. E come è successo ad altri che mi hanno detto, se siete qui vi ribaltate, vi sbilanciate, vabbè. Se invece siete qui, impattate contro questo piccolo albero, ma le velocità, dato che non sono tante, non è che vi fate molto male. Insomma, è un punto un po' ostrico. Cioè, ostrico, scusate. Volevo dire pericoloso, ma anche ostrico, scusate un attimo. Ostrico, non mi piacciono neanche le ostriche. C'è la telecamera accesa, scusate un attimo. Ok, belve, ci siamo ripresi. Quello là è il punto ostrico, volevo dire il punto pericoloso. Pericoloso, non è una sciapata, però stateci attenti perché può ingannarvi. Ripartiamo da qui. Scusate, ma anche i professionisti, no, possono avere dei lapsus ostrici in cui sbagliano, ma non fa niente, non fa niente. È bello anche per questo. Andiamo avanti, belve! Si continua, anche qua un punto ostrico. E niente, adesso spero di non ribaltarmi, perché per trattenermi, dopo io quanto attacca a ridere, non ce la faccio più a smettere. Aiuto! Infatti sto sbagliando tutte le traiettorie. Ok, questo è un punto invece molto lineare. E poi qua la parte finale, potete lasciare i freni. Ricordatevi però che all'uscita qui avete il passaggio delle persone, quindi occhio come la prendete veloce, perché se uscite c'è qualcuno che passeggia, lo chiappate in pieno. Bene, benissimo. Ok, e il 4 è concluso, un tracciato veramente ostrico. Ciao belve. Ok cari amici biker, anche il numero 4 è stato concluso in modo ostrico. Quindi cosa potervi dire anche di questo bellissimo e frizzante trail? Beh, si fa veramente con un filo di gas, è veramente bello, lineare, ci sono dei droppettini simpatici, occhio a quei due che vi ho detto e a quel punto ostrico, perché è veramente pericoloso e tremendo. Potreste rimetterci la vostra incolumità sia fisica che mentale. Il tracciato è lungo, dal mio navigatore satellitare ci dai poco meno di 2 km, quindi si fa molto velocemente, però vi consiglio di farlo perché è veramente bello e spumeggiante, arricchirà la vostra giornata di bicicletta. Io con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video, e noi ci vediamo nel futuro. Ciao belve!